Buongiorno ragazze, oggi è sabato e siamo uscite. Sapete che io devo uscire sempre per il pranzo e poi non compro mille cose, compro sempre le cose che mi ricordo che ho finito. Adesso vi giro, ve li faccio vedere cosa ho preso e vi faccio vedere i biscottini che ho preso della Kinder. Siete curiose? Andiamo, vediamo. Eccomi ragazze, se riesco a fare sto benedetto video che mio marito parla. Allora, di spesa ho speso 52,52. Ho preso tutto questo. Allora, ho preso un affogato al cacao, quello della Pam. Poi ho preso dei pocket coffee, quello decaffeinato. Sapete che io prendo tutto decaffeinato. Poi ho preso l'unico inevitabile, il cremino, che mi piace un sacco. Ragazzi, fa ancora caldo. Poi ho preso le batterie per la mia lucina. Spero che siano queste, che le abbiamo azzeccate. Poi un pacco di patatine della McKay, io compro solamente queste qua, forno espresso in 7 minuti, croccanti e dorate, sono buonissime, non le cambio più. Poi ho preso una panna che domani devo fare, come si chiamano? Oddio, me li sono scordati, praticamente devo fare gamberetti e panna, i trofi, gamberetti e panna. Ho ripreso questa pasta qua, i scialatelli, che si prendono al Pam, sono ideali per farli con il pesce, vi dico che sono di una bontà unica ragazze. Ed ecco qui la novità, come ho detto, io quando li vedevo li dovevo prendere perché li avevo visti a una signora, e sono nuovo, scoprivi tutti nuovi. E io ho preso questo, poi chissà, mi prenderò gli altri, sono come i bambini, i kinderini. Lo so, non ho bambini, però ragazzi, questi si inzuppano nel latte e con me ci fanno, come si dice, ci stanno bene. Eccoli qua per chi li vorrebbe comprare, ragazze. Poi ho preso un detersivo per i miei capi scuri, ho preso questo della Munamun, era il più economico ragazze, gli altri andavano sui 4 euro, 5 euro, ho preso questo qui e non si arrabbia nessuno. Poi ho preso questo misto scoglio che faccio io, che mi piace un sacco ragazze, l'ho fatto l'altro giorno e super ragazze, è uscita una bontà con quella pasta, non vi dico la meraviglia che mi è uscita proprio. È una ricetta buonissima, poi io mi piace. Poi ho preso una confezione di fettine pagate 4,66 euro perché ne ho un'altra in frigorifero ed erano poche. Queste io le faccio alla pizzaiola, queste con due patatine fritte perché l'insalata non l'ho presa, vanno bene. Per il pranzo per oggi mio marito si è presa questa lasagna. Poi io mi sono preso due cannelloni, ricotta e spinaci, che adesso vado a mettere tutto nel fornetto. Poi mi sono presa questo arrosto di tacchino. Niente ragazze, questa è tutta la mia spesuccia. Comunque ragazze, io le ho prese. Poi se a qualcuno interessano per i bimbi, o perché bimba anche lei, li consiglio. E niente ragazze, io vi lascio, vi mando un bacio e ci vediamo prossimamente. Ciao! Buongiorno ragazze, oggi è il giorno dopo alla domenica, allora sempre in cucina, non si finisce mai. Oggi mi sono messa in testa, ho la mia bacinella d'acqua, andrò a finire questo benedetto quasar legno vivo che a me non piace, sarà più di un anno che lo rigiro sto coso e lo finisco alle sedie. Due pezzettini microfibra, lei per lavare e lei per fare con lui, praticamente per finirle. Le vado a lavare, adesso vi mostro, con l'Alba multiuso. Adesso mi vado a lavare tutte le quattro sedie, per ultimo mi lascio lui il tavolo che mi porta più tempo perché poi io me lo devo pulire anche dalla parte di dentro e mi devo infilare dentro. E insomma ragazze, adesso lo appoggio sul cavalletto, mi fate una mezza compagnia, sennò poi il video sarà molto lungo, a vedere che lavo tutte le sedie, vi farò vedere massimo due sedie e poi mezzo tavolo, così poi io me lo finisco di pulire e finisco qui. Dopo che ho finito loro, mi vado a lavare queste piastrelle, me ne vado a dare una bella bottarella, me le vado a lavare
E niente, vi giro piano, la mia lavatrice sta lavando i tappeti di casa perché non potevano più stare. E adesso ragazzi mi faccio questo lavoretto, intanto il letto arieggia, così lo lascio arieggiare bene bene, lo vado a fare dopo. Il pranzo già è bello che è pronto, ho fatto le fettine alla pizzaiola, mi farò due patatine fritte in friggitrice ad aria e così oggi stiamo bene. Mi devo ricordare di uscire il pane perché ancora non l'ho uscito, brava. E niente ragazze, adesso vi appoggio sul cavalletto e io mi lavo le sedie. A dopo, ciao! Ciao ragazze, allora ho lavato tutto il tavolo di sotto, i piedi tutto, pure passato con col Quasar mobili, che non vedo l'ora di togliermi dalle scatole. Guardate l'acqua che mi è uscita sotto, sono sincera, da tanto che non lo facevo sotto il tavolo, adesso mi farò il sopra, però vado a cambiare sia pezzetta che acqua, perché con questa certamente non vado a fare il tavolo di sopra. Adesso vado a togliere le tovaglie, che poi vado a pulire pure le tovaglie. E niente, le sedie le ho già fatte, eccole qui, sono tutte belle pulite, vi piacciono i cuscini ragazze? Adesso gli altri cuscini li metterò a lavare e poi mi vado a dare una bella pulita alle mie piastrelle. Lì sinceramente le farò con un po' di ace, le andrò a pulire. Bene ragazzi, adesso appoggio il cavalletto e ci sbrighiamo, che poi devo andare a fare il letto e poi devo preparare anche il pranzo. A dopo, anzi no, il pranzo già ce l'ho pronto, però devo accenderlo di nuovo. La lavatrice sta a 16 minuti, o sto lavando i tappeti, buono, a dopo. Rieccomi ragazze, per non destare sospetti perché vengono a dire lavate sempre con la stessa pezzetta sporca anche il tavolo di sopra, questa è quella sporca, vedete, è fradicia, che io adesso la butto lì per terra, tanto devo pulire. E ho cambiato l'acqua, ne ho messa proprio pochina pochina, tanto mi serve semplice così, perché poi lo sgrassato lo vado a buttare qui sopra stesso. E ta 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 ta, pezzetta pulita e profumata per lavare il tavolo di sopra. Adesso vi appoggio sul cavalletto, tolgo queste tovaglie e lavo il tavolo di sopra, così tavolo e sedie sono a posto. E poi mi vado a fare con questa, con quest'acqua, tanto sarà pulita, le piastrelle, però andrò a fare sinceramente con la candeggina. Adesso vi appoggio il cavalletto e facciamo questo lavoretto. Vi vado a mettere un po' di questo, che come sapete io lo uso quasi dappertutto e poi mi piace, mi lucida da tutte le parti. Oh, mamma mia, che faticaccio, però oggi ce l'ho fatta a lavarmi il tavolo e le sedie. Ecco, è fatto. Adesso gli metto le mie tovaglie, le rimetto, anche se questa è rotta ragazzi, non ci fate caso, a me serve perché mi protegga il tavolo, non mi serve da altro, però anche a lui la botticina gliela va a portare, così non mi niente. Allora ragazzi, mi sono pulita anche la tovaglia che c'ho sotto, perché io la uso per proteggere il tavolo, e poi metto quella che vedete sempre in tutti i video. Adesso ragazzi, vi lascio un attimo, mi sistemo a stare le tovaglie e ci vediamo dopo, così faccio le piastrelle. Mamma mia che occhiaie, ciao! Rieccoci ragazze, adesso mi vado a lavare queste piastrelle, poi vado a dare una spazzata qui dietro, una lavata, e per oggi ho dato, che se no la schiena mia se ne va. Bene ragazze, qui mi stavo lavando le piastrelle con un po' di candeggina ace, così mi escono belle che bianche, io le faccio due volte a settimana. E niente, dopo aver finito di fare le piastrelle sono passata in camera da letto, dato che mi è stato detto che io rifaccio il letto e non spolvero, io spolvero nella settimana e così la domenica sono libera praticamente. E oggi sono andata a spolverarmi tutta la stanza da letto, ho rifatto il letto, ho passato l'aspirapolvere per terra e niente. E
non ho lavato praticamente, lavero domenica perché la domenica ho più tempo per lavare e mi devo fare anche la finestra, speriamo che sia bel tempo. E niente ragazzi, adesso vi lascio al video, spero che vi piaccia, che vi faccia compagnia, che ci smuova a farci le nostre belle pulizie di tutti i giorni, non di un giorno solo, tutti i giorni la stessa cosa, tutti i giorni letto, vestiti, tutto. E niente, è sempre la stessa routine. Adesso io vi lascio, godetevi il video, spero che vi piaccia. E che dirvi ragazze, se vi piace pollice in su. Iscrivetevi al canale se vi fa piacere, attivate la campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo video. Buona visione!
ragazze, camera da letto riordinata, ho spolverato, rifatto il letto e niente, ho passato l'aspirapolvere sui tappeti e anche qui sembra che sta pulito il mio pavimento, E niente, non ho lavato a terra, laverò domenica perché me lo farò con tutta calma, perché io quando lavo per terra una volta a settimana lavo anche lì sotto il letto. A me non piace lasciare, cioè lavare qui e lì no, e lavarlo poi quando si accumula tanta polvere non mi piace. Facendo così ho poca polvere sotto il letto ed ho sempre pulito. E la mia stanza da letto è pronta e rifatta.